questa serata un taglio, diciamo così, positivo, pensando alla scuola per quello che è realmente nell'agito di tutti i giorni. E quindi non abbiamo strutturato la serata, diciamo, con il nostro relatore Paolo, che poi vi presenterò, è diventato un amico speciale anche lui, ma poi vi dirò perché non abbiamo pensato di strutturarla questa serata, perché avremmo snaturato quello che succede nelle scuole. Nelle scuole si pianificano delle cose e poi se ne fanno delle altre, perché si ascolta, no? Il desiderato dei nostri alunni. Così quindi anche stasera vi faremo vivere dall'interno la nostra esperienza scolastica, e lo faremo attraverso appunto un momento dialogante tra di noi che quotidianamente, appunto, come vi dicevo, viviamo questo agito quotidiano. Venendo qui pensavo, ma cosa potrei dire? Tante cose mi venivano in mente, anche strutturate molto bene, poi l'emozione chiaramente fa cambiare, no, diciamo così, l'ordine delle idee. Io, se penso a me stessa all'interno dell'istituto, degli istituti, di ogni scuola, mi penso come persona fortunata che ogni giorno vive nel contesto scolastico l'incontro con i ragazzi. Che cosa accomuna l'esperienza rotariana con la scuola? Sicuramente l'idea di servizio. Per questo Daniele, quando hai detto facciamo, ma sì, facciamolo, io credo che per parlare di scuola si debba entrare nella scuola, entrare in un'aula, scoprirne le caratteristiche. Tutti la conosciamo perché tutti abbiamo frequentato le aule scolastiche, ma poi le cose sono cambiate, il tempo cambia. Quello che vogliamo comunque, ecco, far sentire forte questa sera come idea di scuola è che in ogni scuola, ogni giorno, i docenti, i collaboratori scolastici, il personale tutto si adoperano veramente per l'incontro con i nostri ragazzi, perché l'incontro sia un momento dialogante, fattivo, collaborativo. Loro ci stimolano molto, anche quando fanno i birichini, anche quando si inventano delle cose che sono a volte impensabili, e allora ci invitano a ragionare e a stare insieme a loro, e stare vicino a loro è veramente una forza che ci danno. Quindi loro vengono per apprendere, ma veramente attraverso l'incontro con loro, noi, ciascuno di noi. Ci tenevo ad essere presente per ringraziare intanto il Rotary per questo impegno, che è insieme al Rotary anche, appunto, presso Mariani adesso ricordava, il sostegno delle associazioni di categoria, delle associazioni imprenditoriali all'Ipsia, e per il lavoro che questa scuola, questo corpo docente, questa dirigente stanno facendo. Credo che posso dire, avendo trovato in qualche modo un sostegno, penso concreto, anche da parte della provincia. È un ringraziamento particolarmente sentito, perché ce n'è bisogno. Questo è un momento veramente difficile per la scuola, per la pubblica istruzione. Io credo che, al di là degli eccessi che non vanno mai bene, ma si percepisca anche un malessere nel paese, sullo stato, diciamo così, anche proprio in queste ore, tra gli studenti, tra gli insegnanti, è un momento veramente difficile. E credo però che sia importante e positivo che si attivino collaborazioni concrete. Questo è un segmento della pubblica istruzione particolarmente delicato e fondamentale. È delicato e fondamentale perché l'istruzione professionale è essenziale per qualunque idea e progetto di ripresa del paese. Io vengo adesso dall'inaugurazione di una mostra, e anzi vi invito a visitare, sull'esperienza di Adriano Olivetti e della Olivetti e Villa Vitali negli anni 50. Il presidente dell'archivio Olivetti sottolineava proprio come ci sia bisogno di tornare all'idea di una ricchezza, e anche Alvaro Cesaroni, che era lì come ex dipendente della Olivetti, ci sia bisogno di rilanciare l'idea di una ricchezza come prodotto del lavoro, della creatività, della fatica anche intellettuale. Questa scuola è una
nostri giovani, così naturalmente come tutte le scuole tecniche, non solo, ma ha bisogno veramente di un sostegno, perché è fondamentale che veramente, soprattutto per questi segmenti della formazione, si esca dalla dimensione puramente accademica, dalla dimensione frontale, si possano fare esperienze come quelle che stiamo, che poi domani presenteremo in Camera di Commercio, che sono il prodotto di una progettazione che nasce all'interno della scuola e che ha incontrato felicemente l'impresa, appunto, e che credo, in questo senso veramente ringrazio i Rotari, che ha colto l'importanza, il valore e anche la modernità di questa progettazione. Ecco, è possibile che nella, così, in una logica un po' gentiliana, la formazione professionale apparisse come un segmento residuale. Io credo che se questo poteva apparire a qualcuno qualche tempo fa, in questa fase storica, storico-economica, storico-sociale, veramente posso dire, credo, esattamente il contrario. E quindi io credo che ricordare un po' la storia di questa scuola, ma soprattutto percepire come essa è proiettata rispetto alle esigenze del presente e del futuro, credo sia essenziale. Ci sono nuovi indirizzi, nuovi corsi, nuovi laboratori, e c'è soprattutto una capacità, la preside non credo che potrà confermarlo, quando lei appunto fu nominata dirigente in una situazione di reggenza, cosa che pare si possa superare a breve, la reggenza intendo, perché lei era preside di una scuola, è preside di un istituto comprensivo, quindi una scuola di base, e contemporaneamente di questa scuola c'era obiettivamente una preoccupazione, venne il collegio docente a dire che, vedete che non sarà così, conoscendo il lavoro che aveva fatto, ecco, questo lavoro, il lavoro dei dirigenti scolastici precedenti, fanno di questa scuola un'opportunità reale e concreta per i giovani, per i ragazzi. Io quindi mi limito solo a questo. Mi sposto in fondo, appena, insomma, tra un po' devo proprio scappare per andare a Monturano, di questo premio. Da qualche anno fa. Allora, raccogliere quelle che sono le indicazioni che vengono dal mondo dell'economia, dagli imprenditori, dai settori più svariati, commercio, sia esso o altro, significa avere gli indirizzi e predisporre iniziative che poi sono quelle che servono a ragazzi formati e che quando escono trovano un'occupazione, ma non solo quando escono, ma anche quando stanno a scuola, perché è un'altra motivazione quella di imparare delle cose e tradurle già subito, vedere subito che trova un'applicazione concreta. Allora, io vi faccio sorridere, ho i capelli bianchi, non perché me li tingo, ma perché è un pezzetto che sta. Però quando andavo a scuola e facevo inglese, mi domandavo, ma un professore, ma che ci faccio io dell'inglese? Potevo dire, non avevo la cognizione che mi sarebbe potuto servire. Non solo, ma chi poteva pensare che andare in giro e cercare di capirlo un po' e non parlarlo è peggio, non dico io tante volte, è peggio di un sordo muto, perché tu li senti, capti di quello che è, ma non riesci a reagire. Allora, l'unico modo per convincere un giovane che quello che sta facendo è importante è quello di vedere che trova applicazione il giorno dopo dentro l'azienda. Mi hanno invitato gli amici di Montalpone a quei corsi e ho visto che comincia a essere, dice, quanti ne erano all'inizio? 40, quanti ne sono? 40. E sono interessati, e ognuno porta la sua esperienza e anche un entusiasmo che io non registravo in altri momenti. Perché? Perché allora, raccontano che hanno visto sul campo intanto l'applicazione di cose che già sapevano fare, e quella è la soddisfazione. È un po' come quando armeggiano con i computer, no? E allora si vendicano, no? Dice a Barbara, mamma o altri, che di solito fai questo, fai quello, adesso molto imparo io, no? Ecco, così lì hanno trovato un'applicazione su quello che avevano imparato a scuola, e quindi cominciano ad avere soddisfazione e a capire soprattutto che quelle sono cose che servono indipendentemente che vanno a fare qualcos'altro. Un altro messaggio che a me piace sempre far arrivare ai ragazzi è che in un momento complesso come questo c'è bisogno, anche se uno ha attitudini o aspirazioni o sogni che sicuramente li devono avere, però bisogna cominciare a
mettere le mani nelle cose, lavorare e cominciare. Poi dopo dico sempre che se uno ha dei numeri, ha delle qualità, che se non ci sono queste, viviamo tempi che sono difficili e difficilmente uno troverà uno spazio che non è adatto a quello che c'è. Però se invece uno ha delle caratteristiche e delle capacità indiscusse, è indubbio che in poco tempo si apre una strada che va. Ora in questo però tutti noi dobbiamo cercare di far cogliere loro questo dato, questa realtà particolare, e soprattutto ce lo dobbiamo un po' smettere a parlare di crisi come se non ci fosse domani. Dobbiamo parlare di crisi come una necessità di impegnarci affinché siano più attrezzati, o siamo più attrezzati, perché vale anche per noi, altrimenti noi parliamo per gli altri, ma quello che sto dicendo stasera appunto rispetto alla scuola, rispetto alle altre istituzioni, significa che tutti stanno ragionando in maniera diversa e quindi anche loro devono probabilmente ragionare in maniera diversa e noi dobbiamo essere più vicini. L'esempio di questa sera mi pare che rispecchi esattamente questi concetti, e cioè che soggetti che magari un po' di anni fa, non dico mica tanti, anche io prima parlavo di capelli, anche 3, 4, 5 anni fa questo non accadeva, oggi accade, mi pare che stia dando ottimi frutti, la scuola risponde bene, i ragazzi altrettanto bene, grazie a tutti coloro che hanno collaborato ad organizzare una situazione come questa. Per quello che mi riguarda sono a disposizione come sempre per la parte che posso fare. Grazie.